Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi finalmente andrò a completare il progetto e monteremo insieme l'estrattore e il diffusore GTA Replica. Sarà un lavoro veramente fantastico, la verniciatura è uscita veramente bene, spero che tutto ciò vi piaccia. Intro e cominciamo subito. Team mobbing, when I come around, got the whole thing wobbing. Questo è lo scarico montato, è veramente spettacolare, poi farò un video dedicato al sound. Comunque, prima di andare a mettere sopra il diffusore, gli do una scocciata, così non si rovinano. Ok ragazzi, adesso abbiamo preso un po' le misure, andremo a mettere quindi il silicone su questa fascia alta, che è praticamente la parte in cui aderisce con il sottoparaurti della nostra amido. Ci armiamo di silicone nero multiuso, questo era in dotazione insieme al diffusore, e incolliamo. C'è il buco lì. Una volta che abbiamo messo il silicone sul diffusore, adesso andiamo a montarlo. Un attimo a prendere un pezzo di Scottex, sta un po' uscito un po' sul tappo del gancio. Adesso andremo a fissare il diffusore al passaruota. Prima comunque sia di farlo verniciare abbiamo fatto dei buchi proprio per il fissaggio. Non so se riuscite a vederlo. Questa qui. La cosa sarà abbastanza complicata, quindi questa parte non ve la faccio vedere. Comunque si tratta di avvitare semplicemente una vite. Io direi di dare una bella pulita intorno a questo estrattore perché è veramente figo.
spero che questo progetto vi sia piaciuto e spero che avete apprezzato il lavoro che ho svolto, perché non è stato semplice per niente farlo da solo e i costi non sono stati molto bassi. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, prossimamente metterò magari un video del sound dedicato e niente. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi alla mia pagina Instagram MitchTuning. Per questo video è tutto. Ciao a tutti ragazzi.